Insomma, hai sentito una cosa simile? Vi ho appena detto che dobbiamo portarci a casa un grosso lavoro entro giovedì prossimo per recuperare un contratto. E voi cosa fate? La sera prima smettete di lavorare. Morelli, il matrimonio è una cosa importante. Adesso. Se non ci abbiamo noi. E io cosa dico agli arabi? Tornate dopo che si è sposato Vittorio! Uomini! Li aiuta Mariano. Chi so guidare, capo? Io guidare in tutta Europa. E tu puoi chiedere chi te pare. Eh sì, chi chiede? L'Interpol. Tu non pentire di me. Siamo noi, Morelli. Qui sono tanti e se mi gira li assumo tutti al posto vostro. Vabbè, allora. Vi lascio andare. Un momento, calma. Per urni e che nessuno fiati. Vabbè, date a lavorare. Chi non lavora non fa l'amore. Via di corsa, via. Ma avete aspettato? Sì, solo un paio d'ore. No, anche tre. A vedere, mi sembrate i tre porcellini proprio. Oh, Morelli ti aspettava per mandarti a Belgrado. Ah, addirittura. Andate a ritorno. Se vuole, va. Non arrivavi, così ci ha mandato Mariano con tuo fratello. Oh, quello ci fosse una volta che dici di no. Quello non dice mai di no. Ma Morelli è pazzo. Mariano è due giorni che sta sui camion senza dormire, ma come fa? Volevi andarci tu? E basta, dai, così ci ammazziamo, fermati. Non posso fare altro. Carico, portare a mezzogiorno a porto. Ascolta, facciamo così, allora ci fermiamo. Giusto qualche minuto, così ti riposi un po', dai. Anche nell'interesse di Morelli, sennò il carico non arriva. Però tu giurare, solo mezz'ora. Vai, ti sveglio io, fidati. Mi raccomando, non poter fermare più di mezz'ora. Dormi tranquillo. Mezz'ora. Cosa succede? Scusa. Ma hai visto che ora? Io non dovrei fidare di te. Per cui calmati. Che calma e calma? Dovevi pensarci prima. Cavolo! Che cosa vuoi? Se perdo il lavoro mia famiglia non mangia. A quest'ora già io a Belgrado. Già fatto carico, già di ritorno. Adesso chi sente Morelli? Lui licenzia me, mica te. E favorisca i documenti. Bravo. Quindi ho l'apparecchio e mal. Guarda, io non volevo fare fesso a nessuno. Io essere padre di famiglia come tu. Mm-hmm. Per favore, facciamo una cosa. Io aiuto voi e voi aiutate me. Eh no, gente, non ci faccia caso. È straniero, si è sbagliato. Anche con l'acceleratore si è sbagliato. Che vuol dire sequestro? Come sequestro? Per favore, ispettore, per favore. Mi dispiace, lei non sa cosa succede. Seguiteci. Con mio capo. Mi manda via, non posso perdere la... Vi siete fatti sequestrare il camion come dei fessi, eh? Mi dovrei sbattere fuori per datele il sedere. È chiaro che danni li pagate, questo è poco ma sicuro. Cosa vi è servito farvi il culo per due settimane per farvi prendere come polli? Tu non andare via, capo Morelli. Io pago tutto. Io lavorare anche due o tre turni se serve. Io solo ho cercato di rimediare. È vero, lui non ha nessuna colpa. Senta un po'. Aspetta, lascia perdere, perché questo non è il mestiere. Ha detto che dovete stare tutti a casa. A casa ci vai. Oh, ci vai. 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 Ci
Carlo, se posso sapere che è successo. Ecco. Grazie, signora. Oi, come stai, bisogno? Come va, Adriano? Bene? Niente bisogno, niente Adriano. Perché? È perché Morelli mi ha lasciato a casa. Quello è un bastardo. Ma noi te l'avevamo detto, no, che era uno stronzo. Però mi potete prendere qua a lavorare con voi. Invece ti va male, qui ci siamo già io e Luigi. Non abbiamo bisogno di nessuno. Mario, mi dispiace, hai fatto la tua scelta. Mariano, senti un po', mi daresti una mano a lavarsi le cisterne? Sì. No, aspetta un momento. Mario, ma che stai dicendo? Non si era detto che i lavaggi delle cisterne erano tanti? Ma che fai, ti metti a prendere i lavoranti? Vittorio, quante volte te l'ho detto? Solamente col lavoro del benzinaio non ce la facciamo. Lo vuoi capire, sì o no? Oh Mario, allora sai che facciamo? Andiamo avanti così, fai come ti pare e continua pure. C'è. Anarchia totale. Vai, vai. Ma non vai, è vai, che vai, faccio vai. Come mi pare. Io faccio quello che è meglio per tutti. Sono gli amici tuoi, Maria? Sì, sono loro. Sentite, io non è che vi posso dare lavoro per tutto il mese. Quando c'è il lavoro vi chiamo e facciamo una giornata. Pago 50 euro al giorno. Adesso andate con Mariano che vi spiega tutto il resto. Arrivederci. Ma che stai facendo? Questo è un lavoro rischioso, non puoi tenere la gente in nero. Se succede qualcosa, che fai? Ma perché tu pensi che a me mi hanno dato i contributi dal primo giorno che ho lavorato? O qualcuno si è preoccupato di me quando ero giovane? Che c'entra? Ma come che c'entra? C'entra il fatto che tutti i debiti che ho devo riuscire a pagarli alla banca di tasca mia. E finché non lo pago quel debito, io certe delicatezze non me le posso proprio permettere. E dammi retta che c'ho ragione. Buongiorno ragazzi, scusate il ritardo. Buongiorno. Ho trovato solo mio fratello. Ciao, piacere. No. Dai, forza, svelti, vestitevi. Ci dobbiamo sbrigare, Che ci abbiamo tutto il giorno e tutta la nottata. E ce la facciamo, così domani ci riposiamo tutti. Sei sicuro che ce la facciamo? Lascia dopo prima quello, che ce ne sta a perdere tempo. Dai. Ah, a proposito. Andiamo su. Non te ne scopo. Mario, lo mandi a casa mio fratello. Lui non è abituato a questo lavoro. E se siamo bravi, riusciamo a finire pure stanotte. Bel lavoro abbiamo fatto, dai. Adesso manca solamente la stiva, quella piccola a prua. E poi abbiamo finito. Facciamo così. Visto che non c'è sto Valentino, tu vai a prua. Prepari, perché tocca aspirare. Le schifezze che voi scrostate, non deve stare niente là sotto. Non esistono scuri. Poi abbiamo finito, no? E certo. Però fatemi stare tranquillo, Piero, qui essere puzza di cadavere. Fare il fighetto, dai, non lo sai che se non c'è puzza non c'è denaro? Oh ragazzi, cominciamo che prima finiamo, prima ce ne andiamo, dai.